Ciao ragazzi al... e bentornati al Gormiti Show. Ma perché fai così? Perché Giada, non lo vedi, sono un robot Giada. Ma ti sei reginito per caso? Non farmi ridere. Scusa. Giada, non vedi che sono un robot? E guarda. Perché stai facendo il robot? Guarda. Ti sei bloccato? No, scusa, Giada, ma non lo vedi che è un robot? Ah, per quello stai facendo così? Sì, Giada, è il robot, è Cosmir. Non avevo capito. Lo so che non avevi capito, facciamo così. Facciamo un unboxing. Ecco, facciamo l'unboxing così li guardiamo meglio da vicino. Facciamolo bello veloce, eh. Oh, due personaggi del popolo mecha. Dentro la confezione troviamo il codice da inserire sul sito per sbloccare il personaggio nell'app. E il token da inserire nel bracciale gormitico. Allora, guardate che bello Cosmir, è un robot, ecco perché parlavo così. Adesso l'ho capito. Sì. Guarda le sue braccia come sono potenti. Lo sai che se queste braccia ti prendono, ti stritolano in un colpo. Immagino. No. Ma invece, guarda invece lui, ha una super chela. È una chela di ferro, d'acciaio. Se ti prende, ti distrugge. Dai, e invece lui guarda che gira così tipo... tipo una trottola. Esatto, tipo trottola e guarda... Invece Kionos, vedi, ha questo braccio e spara ghiaccio. È vero. Perché lui ha a che fare con il ghiaccio. Ha a che fare con il ghiaccio, allora è potentissimo. Allora, facciamo così. Ti batto! No! Sì. Aiuto! Io ti sparo il ghiaccio! No, io sono molto veloce! No! Perso! Sì, ma non è possibile che io perdo sempre! E invece sì. Finalmente è arrivato uno dei miei momenti preferiti, quello di mostrare le vostre foto. E oggi vi mostriamo la foto di Matilde e Marco. Hai visto che carini sono in tema natalizio? Eh sì, perché evidentemente è stato Natale. Che bello. Leggo la dedica. Vai, leggi intanto anche io. Allora, ciao Johnny, ciao Giada, finalmente possiamo mandarvi una nostra foto da appendere nella parete mecha super gormitica. In questa foto siamo presenti io, mio fratello e Marco, che ha appena aperto i regalini gormitici di Natale. Lo si deduce anche dal mio cappello. Grazie mille. Continuate a mandarci le vostre foto perché noi le appenderemo. Esatto. Ora Giada, non c'è foto senza disegno. Andiamo nel... Spostiamoci. Ok. Allora, come facciamo sempre, a te i disegni e io leggo le dediche. Così facciamo tutto molto ordinato. Ok. Allora, iniziamo con Fulvio. Che è questo qua. Ciao a tutti, vi invio il disegno di Fulvio di 6 anni, il bambino che vorrebbe partecipare come pubblico in studio. Ci stiamo lavorando su questa cosa, eh. Capiremo... Speriamo di poterlo fare più presto. Un mega saluto da Fulvio, da Torino. Poi, prossimo. Giorgio Romagnolo ci scrive: ciao Johnny, ciao Giada, io sono Giorgio, ho quasi 6 anni, mi piacciono tanto i gormiti, soprattutto la stagione 2. Questo disegno è per voi. Un grande bacio da Giorgio. Grazie mille. Matteo Vaccaro ci manda il disegno. Ciao Gianni e Giada, mi chiamo Mattia, vi scrivo da Palermo, frequento la prima elementare, vi mando un disegno, spero che lo pubblichiate. Grazie. Eccolo Mattia. Qua pubblicato. Eccolo qua. Grazie per questi disegni, continuate a mandarceli a gormitishow.gormiti.com. Noi stampiamo e li mostriamo in puntata. Esatto, così siete sempre con noi. Ma Gianni, adesso è arrivato il momento dei saluti e di rispondere alle domande. Giusto. Allora, salutiamo Amedeo Antonioli e Pradip Ponguera, io spero di averlo detto giusto, ma vi salutiamo. Ciao. Prosseguiamo con le domande. PikaSim99. PikaSim ci chiede: chi di voi due è più sciocco? Chi è il più vanitoso? Sapete se ci sono novità sui gormiti? Allora, la più sciocca è lei. Vanitoso è lui, sta 3 ore davanti allo specchio per il suo ciuffo. Non è vero, perché ho il cappellino a sistemare, il ciuffo, ma lei è molto sciocca. No, non è vero. Un pochino stupido. Ma anche tu lo sei. Poi? Abbiamo novità sui gormiti. Tutte le novità che sappiamo le diciamo qui al Gormiti Show. Esatto, continuate a seguirci. Prossima domanda. Ah, giusto, la prossima. Marco Marando. Giusto. Qual è il vostro elemento preferito? Il mio è la roccia. Ma dai, davvero? Non l'avrei mai indovinato. Magari non lo sapeva, se no, non me lo chiedeva. E io il fuoco. Giada. Bene, la puntata sta finendo, come sempre. La puntata sta per terminare. Cosa devono fare i nostri amici? Seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale YouTube. Iscrivetevi, mi raccomando, che mettiamo sempre un sacco di novità. Mettete tantissimi like a questo video. E se volete commentare, mi raccomando, su
gormitishow.gormiti.com. Scriveteci tantissime domande, noi vi rispondiamo. Vi rispondiamo a tutto, leggiamo tutto e vediamo tutto. Un saluto da Giada e Gianni. Ciao.